Inizio preparando la crema pasticcera. Metti in una ciotola un uovo intero, 60 g di zucchero e 25 g di mezzina o amido di mais. Mescolo bene bene con la frusta, ottengo una cremina liscia e senza agrumi. Versi in una casseruola 300 ml di latte a temperatura ambiente e un cucchiaio estratto vaniglia, potete utilizzare un aroma a vostro piacimento. Metto sul fuoco a fiamma medio-bassa e porto a sfiorare il bollore. Verso il composto appena preparato, mescolo di continuo con la frusta fino a quando ottengo una crema liscia e compatta. Allontano dal fuoco e mescolo di tanto in tanto fino a quando la crema risulterà fredda. E ora sbuccio due mele. Divido prima in due parti e poi a spicchi. Rimuovo il torsolo, taglio a tocchetti non troppo grandi. Trasferisco in una ciotola e irroro con del succo di limone per non farli annerire. E ora preparo l'impasto. Metto in una ciotola capiente 3 uova medie a temperatura ambiente. Aggiungo un pizzico di sale e 150 g di zucchero. Lavoro con le fruste elettriche fino a quando ottengo un composto chiaro, gonfio e spumoso. A questo punto aggiungo 150 g di mascarpone a temperatura ambiente e la buccia grattugiata di un limone, solamente la parte colorata. Continuo a lavorare con le fruste elettriche fino a quando il mascarpone risulterà amalgamato. Infine, sempre lavorando con le fruste elettriche, unisco 50 ml di olio di semi, 150 ml di latte a temperatura ambiente e poca alla volta in più riprese 350 g di farina. Unisco anche una bustina di lievito per dolci. Ottengo un composto omogeneo. Verso a questo punto tutte le mele tagliate a tocchetti, mescolo con la spatola in silicone. Verso il tutto nella teglia da forno coperta con carta forno, livello per bene con la spatola. Ho trasferito la crema pasticcera ormai fredda nella sac à poche, ho tagliato la punta di circa mezzo centimetro, realizzo delle linee, creo una griglia. E ora metto la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 175 gradi per circa 40-45 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Facilissima e troppo golosa, la torta trapunta con mele e crema pasticcera è pronta. Una volta raffreddata bene bene, spolverizzo di zucchero a velo. Questa non è la solita torta di mele, questa è arricchita da tanta crema pasticcera. Un impasto sofficissimo al mascarpone che dà morbidezza e leggerezza. Una fetta di questa deliziosa torta di mele e crema è davvero golosissima. Una coccola da gustare non solo a merenda, ma anche a colazione. Perfetta anche con un buon caffè. Potete anticiparvi preparando anche il giorno prima la crema pasticcera. Sono sicura che questa torta conquisterà anche te.